Il nostro progetto ci servirà un pezzo di legno, in questo caso io l'ho ridimensionato in base alle mie esigenze, quindi ho fatto un 5 cm x 5 e ho preso il centro facendo questa diagonale. Questo è il punto. Andrò a utilizzare una punta 1,5 mm perché purtroppo il chiodo che ho a disposizione è questo qui, non ho trovato uno più piccolo. Io nel frattempo mi sono procurato questo qui, adesso mettiamo da parte che al momento non ci serve. Guardate, mi sono procurato un bel po' di pezzi di legno. Ok, allora, da una pianta che non so come si chiama mi sono curato questo tipo qua, ovviamente considerando il fatto che il mio progetto non è tanto grande, ho utilizzato questo ramo che più o meno dovrebbe essere largo 2 cm. La cosa più importante è questa parte qui, di avere questa forma. Ovviamente quanto più ne ha meglio è, perché avrà maggiore effetto. Allora andiamo un po' a stabilizzare la base, sempre con il trapano andiamo al centro e facciamo un foro in modo da facilitare l'ingresso del chiodo. A posto. Allora, per le radici andiamo a scegliere di rami che abbiano un po' la forma così ondulata, che andiamo a mettere così, quindi tagliamoci un po'. Se non è sufficiente nel nostro modellino tre stecche, possiamo aggiungere un'altra. Io ho trovato questa qui più sottile, quindi con una punta 3 andiamo a effettuare un foro dove pensiamo che vada bene, tipo qui. Usiamo del mastice per legno dove ho fatto i buchi. Se lo chiudiamo, dove verniciamo su. Ok, è ultimato la struttura, il modellino. Adesso andiamo a preparare il terreno. Qui andiamo a dare un effetto di terra giù alla base dell'albero. Per preparare la base
ovviamente il terreno. Andremo ad utilizzare questo tipo qui di sabbia, potete andare a comprarla in un negozio di ferramento o edilizia, è la classica sabbia che si usa per il pavimento, oppure potete andare nei centri che vendono materiale per latte. Andremo a utilizzare un colorante preso sempre in ferramenta, ho preso il colore marrone e andiamo ad aggiungere il colore con una stecca, cerchiamo di amalgamare in modo che la sabbia venga colorata. Qui ho preparato della colla vinilica, quindi dopo aver effettuato il nostro lavoro qui, cioè praticamente abbiamo raggiunto il colore desiderato, tipo questo marrone qui, dovrebbe essere più che sufficiente per avere un effetto terra. Infatti, i vantaggi di usare la sabbia perché viene con effetto terra. Quindi andiamo ad aggiungere un po' per volta la colla. Vi aiuto con una siringa. Ok, e vado ad aggiungere un po' per volta la colla, giusto per intenderci, l'impasto deve assomigliare a dello stucco. Quindi andiamo a procedere un altro modo per creare quello che sarà l'effetto dell'erba. Allora prendiamo un contenitore non molto grande, io qua mi sono procurato della segatura, sono andato da un falegname, eccoci qui, mettiamoci un bel po', non è sufficiente, dobbiamo metterci solo poco, un po' di verde, quindi ci andiamo a mettere giusto una goccia, ecco qui, con l'aiuto di uno stuzzicadenti andiamo a pasticciarci un po' per amalgamare il colore. Aggiungiamoci una goccia di colla vinilica, giusto un po'. Ecco qua, questo è più che sufficiente per quello che dobbiamo fare noi.
Giuliano. Prendiamo il nostro alberello un po' con questo stuzzicadente e andiamo a depositare qua sopra un po' di ciuffetti. Vedete, ho messo un po' così alla rinfusa. Adesso ho fatto le ordine. Adesso aggiungiamo un po' d'acqua, un po' della colla, quindi facciamo 50 colla. Il 50% d'acqua, in questo caso quindi 1 e 1. Ok, mescoliamo ben bene. Poi con l'aiuto di un pennello andiamo a mettere sopra, ecco, in questo modo. E lo so, Gianni, aspetta un attimo. Mettiamo così sopra, facciamo scendere un po' la goccia di colla in modo che la colla passi attraverso la segatura. Così vedete l'effetto cespugli. Ecco fatto. Ma non ci resta che aspettare che si asciughi. Mettiamo questo da parte che si deve asciugare. Adesso andiamo a preparare, nel frattempo che si asciuga l'alberello, il prato che abbiamo fatto, andiamo a preparare la chioma. Allora, per la chioma io utilizzerò una spugna di colore giallo. Come fondo potete usare una spugna gialla o verde o rossa. L'importante è che abbia la base dei tre colori, perché andrò a fare una chioma un po' sfumata, giusto per ricordare un po' i colori autunnali. Andrò a tagliare giusto la metà, perché quest'altra metà mi serve in macchina per eliminare l'umidità che si forma sul vetro mentre guido.
un'idea che ho avuto guardando un po' alcuni video su internet. Allora, questa qui la conserviamo, quindi mi basta questa. Ok, mettiamo via questa, andiamo a portare via questa parte qui. Ma questa possiamo anche rimanere, no? Togliamo anche questa che non ci serve. Quindi questa qui andiamo a fare pezzettini. Qui un po' di qui, fatto in parte uguale un po' di trespugno. Questo tagliato non si vede, allora mettiamo un po' la metà, quindi facciamo un 20, un 50, quindi facciamo 25. Ecco qui di colla. Questo è un misurino, appoggia qui un angolo senza far cadere. Ok, abbiamo fatto 25 di colla e ci mettiamo 25 di acqua. Ecco qui. Mescoliamo ben bene in modo che la colla e l'acqua siamo ben mescolati. Ok, e aggiungiamo con l'acqua a questa qui.
vediamo come ho fatto la volta scorsa con i coloranti, ma bensì usiamo questo, quindi aggiungiamo un po' di verde. Questo colore è quello che realizzo io l'acrilico, quindi potete vedere anche in un video che dove ho pubblicato come si fa. Mettiamo da parte, quindi abbiamo fatto giallo e verde e adesso andiamo a preparare il rosso. Quindi per il rosso ne facciamo di meno, dico visto il 50, quindi facciamo 25 di colore. In questo caso andiamo a prendere 15 di acqua e 1 e 2 e 3, 15 acqua e 15 di colla. E 1 e 2 e 3. Ok, andiamo ad aggiungere il rosso. Andiamo ad aggiungere il rosso. Adesso abbiamo i tre colori, lo fai un attimo che aspettare che si asciugano. Ok, se vedete adesso si è asciugato, l'effetto che ho ottenuto è migliore, adesso sembrano dei piccoli cespugli. Ovviamente ho esagerato un po' con il colore verde, perché sono un colore più chiaro, comunque mi piace così anche come è venuto. Allora questo qui lo mettiamo da parte e adesso andiamo a preparare quella che sarà la chioma sopra l'albero. Allora, nel frattempo le nostre spugnette si sono asciugate. Come ho detto la volta scorsa, ho usato questi tre colori giusto per dare un effetto autunnale, ma voi potete scegliere il colore che giusto che vi aggrada, che vi piace di più. Allora, andiamo a distribuire un po' sta roba. Ok, impostiamocela così per creare un po' di colori misti. Ecco, ecco, mescoliamo un pochettino così. Ecco qui. Ok, mettiamo qua dentro. Ok, adesso io mi servirò di un foglio di plastica, quelli utilizzati per come raccoglitori. Ho già pronta la mia colla vinilica, quindi adesso prendiamo con l'uso di una pinza, intingiamo e appoggiamo e ripetiamo con tutti gli altri pezzi.
questo punto stacchiamo i pezzi che sono asciugati. Vabbè, qui non tutto, poco ci interessa. Adesso prendiamo il nostro pezzo, questo prendiamo da parte. Ok, adesso le due parti e andiamo a incollare l'osso. Beh, ovviamente in pratica sarebbe così. Ok, qui ci andiamo a mettere tutto il pallone qui. Ok, finita. Ci andiamo a prendere i chili. Lo dividiamo così, tutto sopra. Ah, ecco qua. Metto questa posizione qua. Thank you.
ormai è finito, devi solo asciugarsi un altro po' la colla. Comunque come effetto non è male. In alternativa si può usare anche l'altra parte della spugna, la parte retinosa, per avere un effetto diverso. Così mi piace. Devo soltanto rifinire un po' con i colori sulla parte c'è la colla, però va bene. Come alberello mi piace. Ok. Vi lascio a voi una buona giornata, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così almeno diventiamo sempre più grandi e ricci. Buona giornata.